Buon pomeriggio a tutti, Agenda Italia qui a Udem e come ogni settimana ecco che riprendiamo a parlare di immigrazione, a parlare dell'Italia e dell'immigrazione, ma soprattutto a parlare della nuova insomma, discussione, dibattito italiano rispetto al tema degli sbarchi e soprattutto rispetto alla questione dei rifugiati. Insomma, una questione ancora aperta in Italia, un paese che ritorna sotto il mirino degli organismi internazionali e con una recente sentenza di un tribunale tedesco, ecco che davvero rimette l'Italia ancora tra i paesi che in qualche modo non garantiscono oggi effettivamente i diritti umani e i diritti dei richiedenti asilo. E allora ne parliamo oggi pomeriggio con due ospiti importanti che conoscono bene il tema, Christopher Hein, direttore del CIR, e l'onorevole Gianluca Tuadi, che è un parlamentare del Partito Democratico che conoscete bene, insomma, si occupa tantissimo e conosce molto bene il tema. Allora, Christopher Hein. Intanto questa ennesima condanna in qualche modo che mette l'Italia di nuovo al centro dell'attenzione come un paese che in qualche modo non ha ancora assorbito bene quelli che sono i valori del rispetto delle persone e dei richiedenti asilo. Come l'avete vissuta questa sentenza e in qualche modo cosa rappresenta oggi in presenza anche di un governo diverso da quello precedente? Innanzitutto non è la prima sentenza che blocca il rinvio di richiedente asilo dalla Germania verso l'Italia, rinvio normalmente previsto nel regolamento Dublino, in tutti i casi dove l'Italia è il primo paese di approdo nell'Unione Europea. Ci sono state sentenze negli ultimi mesi di vari TAR in Germania, come anche in Olanda e anche nel Regno Unito, e che hanno come denominatore comune innanzitutto due argomenti. Il primo è che ci sono richiedenti asilo, e non pochi, che contrariamente a ciò che prevede la normativa comunitaria non trovano un posto di accoglienza, o comunque devono aspettare spesso mesi e mesi di trovare un tale posto. E secondo, anche una volta accolti come rifugiati, come persone che hanno bisogno di protezione internazionale, che hanno un regolare permesso di soggiorno, non hanno una prospettiva di integrarsi nella società italiana perché manca un sostegno, manca un programma nazionale di integrazione e quindi diciamo, anche giornalisti che in questi mesi sono arrivati a Roma e in altre città in Italia, di altri paesi dell'Unione Europea, hanno osservato, hanno intervistato non solo richiedenti asilo ma anche rifugiati riconosciuti che stavano letteralmente sulla strada, nei parchi pubblici o in stabili occupati, abbandonati, a volte senza servizi igienici, senza acqua, eccetera. E questa è una triste realtà che non possiamo non confermare, sottolineando comunque che in questi 10 anni ultimi sono stati fatti passi importanti. Diciamo, è da ricordare, per un po' mettere la cosa nel contesto, l'Italia da relativamente poco tempo è diventato un paese di asilo, nel senso di paese di destinazione più permanente di rifugiati, quando prima era solo un paese di transito. E quindi manca certamente l'attrezzatura culturale, ancor più che amministrativa e strutturale, per far fronte a questa situazione. E devo dire che, e l'abbiamo discusso proprio in questi giorni, anche nel Ministero dell'Interno, uno dei grossi problemi che il richiedente asilo affronta sono i tempi burocratici. Per dare un esempio, una persona dopo mesi di attesa finalmente ha un colloquio con la commissione che deve decidere sulla richiesta d'asilo. La commissione prende la decisione e da lì dura 4 mesi che la decisione sia notificata alla persona da parte della questura. In questi 4 mesi, nel frattempo, la persona sì ha trovato un posto in un centro di accoglienza e costa allo Stato italiano la bellezza di 5.000 euro di 4 mesi di accoglienza, semplicemente perché la questura non riesce a notificare in 4 mesi una decisione già presa. Per dare solo un esempio, Certo. questo è preoccupante dal punto di vista della persona
perché è la sua vita, è il suo tempo vitale, no? Che viene buttato via e che produce anche un degrado psicologico che dopo fa più difficile ancora l'integrazione. E d'altra parte parlo anche come contribuente, non vedo perché uno deve veramente spendere tutti questi soldi per un'accoglienza inutile solamente perché l'apparato amministrativo ha questi tempi. Questo nel prima, il fatto che al di là della discussione su se è lecito o meno che la Germania i mandi indietro in Italia i chiedenti asilo, c'è un problema proprio anche delle condizioni sociali e abitative, proprio di accoglienza poi di quelli che hanno già ottenuto l'asilo. Il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha detto che i profughi vengono obbligati a vivere in condizioni orrende e ha ricordato il famoso palazzo qui a Roma, ad Ananina, in cui 800 rifugiati sono costretti a vivere in un edificio abbandonato. E, Tuadi, com'è possibile insomma, che anche questo nuovo governo, che è un governo di tecnici, che in qualche modo sicuramente è andato al di là della deviazione sia del linguaggio ma anche delle politiche, non abbia in qualche modo affrontato in modo serio questo tema? Non è un tema urgente oppure ci sono delle difficoltà ancora maggiori che nemmeno questo governo riuscirebbe ad affrontare? Ma questo governo è nato con una novità che tutti noi abbiamo apprezzato, cioè per la prima volta nella storia della struttura dei governi che si sono susseguiti abbiamo avuto un dicastero dedicato al tema dell'immigrazione, al tema dell'integrazione. E ovviamente non è seguita questa decisione politica tutti gli adeguamenti normativi per dare a questo ministero le gambe per poter camminare, per poter operare, cioè la riorganizzazione delle deleghe. Però da questo messaggio molto forte che riguarda l'integrazione e la cooperazione con un ministro designato solo per questo, ci saremmo aspettati degli elementi non solo di discontinuità rispetto alle pratiche del governo Berlusconi con il ministro Maroni come ministro dell'interno, ma ci saremmo aspettati anche delle piccole discontinuità dal punto di vista dell'approccio alla questione, dal punto di vista del pragmatismo nel trattare le questioni e dal punto di vista della maggiore attenzione ai diritti e alle convenzioni internazionali firmate dal nostro Paese. Purtroppo abbiamo constatato e anche stigmatizzato quando ne abbiamo avuto l'occasione questa mancanza di discontinuità, questa mancanza di autonomia dei tecnici rispetto alla paura di perdere consenso o la paura di dispiacere a una parte politica piuttosto che a un altro. Per quanto riguarda i rifugiati, noi abbiamo insistito per esempio per la questione dei cosiddetti libici, tra parentesi, che hanno avuto una iniziale protezione. Alcuni sono stati respinti dalle commissioni con motivazioni francamente che possono essere criticate, e però ci ritroviamo sul territorio, le regioni, i comuni, delle persone dallo status giuridico indefinito che non possono ritornare in Libia e tantomeno nei loro paesi di origine e che stanno in una specie di limbo giuridico. E noi pensiamo invece che questo paese nel suo insieme, il sistema paese questa volta, ha dimostrato in una sinergia tra gli enti locali, alcuni dei quali davvero molto virtuosi e anche volenterosi, ben disposti a cambiare anche la loro struttura amministrativa per adeguarsi alla situazione. Quindi gli enti locali, le associazioni, tutto il tessuto del volontariato laico e cattolico che si impegna su questi temi, insieme con il governo nel passato sono riusciti a trovare delle strade per rendere più efficiente il servizio alla persona e meno oneroso per la comunità prendersi cura di queste persone. E il sistema SPRAR, per esempio,
noi abbiamo trovato che negli ultimi anni ha conosciuto delle migliorie anche dal punto di vista delle circolari che hanno esplicitato alcune norme, dal punto di vista di alcuni meccanismi che sono stati resi più facili, alcune cose che sono state potenziate. Quindi, in fondo, le buone pratiche esistono, le proposte esistono, vengono da coloro che stanno sul campo, però c'è un cortocircuito a livello della decisione politica. Questo governo che si dice tecnico in questa materia, in realtà in altre materie si dimostra un governo eminentemente politico che prende delle decisioni politiche. Bene, vediamo un servizio che in qualche modo riassume la cronaca di questi ultimi giorni e poi ci ricorda quello che è avvenuto tra Italia e Germania, questa volta ahimè sul tema appunto dei rifugiati, dove in qualche modo l'Italia viene dipinta come un paese che ancora non è riuscito in qualche modo ad integrare quelle che sono le norme internazionali per la tutela dei rifugiati. Vediamo il servizio. Sono arrivati sulle coste pugliesi questa notte gli ultimi 58 profughi, sfiniti dagli stenti e dalla stanchezza, attaccati alla vita solo dal filo sottile di quel pensiero, sempre lo stesso, lasciarsi alle spalle le brutalità viste e subite per iniziare una nuova vita. Ma per molti lo sbarco sulle nostre coste è solo l'inizio di un nuovo, faticosissimo percorso, tanto da spingere un giudice del Tribunale Civile di Stoccarda a fermare il rinvio dalla Germania in Italia di una famiglia palestinese scappata dalla Siria, arrivata nel nostro paese e di qui presto fuggita per le impossibili condizioni di vita. A causa delle sistematiche manchevolezze dell'accoglienza italiana, scrive nella sentenza il giudice tedesco, padre, madre e i loro tre bambini erano a rischio di trattamento inumano. Parole durissime, non è la prima volta, già altri tribunali tedeschi si erano pronunciati contro i rinvii perché convinti che la maggioranza dei richiedenti asilo in Italia non trova protezione né accesso sicuro ad acqua, cibo ed elettricità, per non parlare delle condizioni sanitarie. E quei racconti pubblicati sulla stampa straniera non sono di certo passati inosservati agli occhi dei vicini europei. Da ultimo è stato lo Spiegel a parlare della situazione dei profughi nel nostro paese, stipati in stanzoni fatiscenti in un centro di identificazione, in fuga dagli sfruttatori, schiavizzati nelle campagne, un lavoro in nero in cambio di un pasto insufficiente. Da qui i commenti alla sentenza di Stoccarda comparsi sullo Spiegel. Il conto delle spese per i profughi deve essere spedito al governo italiano, scrive un lettore. L'Italia butta a mare anche il diritto internazionale, digita un altro, anche se qualcuno riconosce. La Germania usa il Sud Europa come zona cuscinetto per non affrontare i problemi migratori. Certo, per una volta i tedeschi trovano argomento facile. Noi siamo in Italia e non si può negare che l'Italia di fatto è molto più esposta, ovviamente, rispetto alla spinta oggi degli immigrati in generale e dei richiedenti asilo. Qual è la vostra proposta come Centro Italiani Rifugiati e anche per in qualche modo riuscire ad uscire e soprattutto effettivamente essere un paese con gli standard minimi di accoglienza e di rispetto dei diritti dei rifugiati? Vorrei partire proprio dalle immagini che appena abbiamo visto dell'ultimo sbarco avvenuto in Puglia, per la maggior parte cittadini egiziani, sembra, e che devo constatare che in questi ultimi mesi gli egiziani che sono arrivati via mare, o in Puglia o in Calabria, sono stati rispediti a casa immediatamente. L'ultimo, anzi, non era né in Puglia né in Calabria, ma in Sicilia, a Catania, e che tranne i minori non accompagnati, tutti gli adulti sono con un volo charter di una compagnia egiziana mandati via nel loro paese senza identificare veramente le persone, le circostanze individuali. Questa è una prima proposta da fare, diciamo, alle autorità competenti di rispettare ciò che la Corte di Strasburgo dei diritti umani ha detto quando ha condannato l'Italia per violare la Convenzione europea sui diritti elementari della persona nel caso del respingimento in Libia. Quindi che prima di procedere all'allontanamento forzato delle persone bisogna dare loro Il l'opportunità ministro Terzi proprio di dire. oggi ha ricordato invece che l'Italia rispetta pienamente Un gli ministro accordi deve e le leggi. probabilmente dire questo. Io vorrei, diciamo, invitare anche il ministro Terzi a vedere concretamente la situazione, per esempio per quanto riguarda i
i centri di detenzione che di nuovo ci sono in Libia, le condizioni che sono lì, perché una cosa è per un ministro fare un accordo con il ministro dell'altro governo, un'altra cosa è di vedere la realtà in faccia. Per quanto riguarda la cosiddetta emergenza Nord Africa, noi nel CIR a dicembre abbiamo fatto una proposta al governo che è stata poi ripetuta da tutto il tavolo nazionale asilo, quindi da numerose associazioni del volontariato e della società civile, dicendo basta con continuità di questa accoglienza di emergenza che non esiste più, bisogna trovare le soluzioni. E abbiamo fatto il conto e abbiamo trovato che le soluzioni che proponiamo costano meno allo Stato che la continuità di questa accoglienza senza senso. E qual è la risposta? La risposta fin qui che è stato istituito un tavolo tecnico tra il governo e le regioni, si riunirà un'altra volta tra pochi giorni, e nel frattempo il tempo passa, e il tempo passa vuol dire che noi paghiamo ogni giorno 1 milione di euro per l'accoglienza che non ha senso, ogni giorno. Perché sono circa 21.000 persone ancora in accoglienza, il costo per persona e giorno sono 46 euro, così è stato stabilito dalla protezione civile che è stato, alla quale è stato affidato l'anno scorso questo programma di emergenza, che era un programma giusto e sono molto d'accordo con lei, era, diciamo, era veramente, diciamo, se in poche settimane ti arrivano decine e decine di persone a Lampedusa, nelle coste siciliane, eccetera, è una emergenza dura un mese, due, poi non è più emergenza, poi bisogna trovare il modo di uscire dall'emergenza per trovare per il paese ospitante e per le persone le soluzioni più adatte. E le soluzioni, abbiamo detto, sono essenzialmente tre. Un vero programma di rimpatrio volontario assistito, e quando dico vero non diciamo che si dà una elemosina alle persone, ma una possibilità veramente di riprendere una vita nel paese di origine, un incentivo se vogliamo. Secondo, molte persone hanno espresso a noi nei centri di accoglienza la volontà di ritornare in Libia, dove hanno a volte lavorato per anni e hanno mandato soldi a casa nei paesi vari dell'Africa subsahariana. Quindi vogliono tornare in Libia, quindi di istituire un programma di ritorno volontario, mancherebbe altro, no, assistito in Libia sulla base di un semplice accordo che si può fare in 2 giorni con le autorità libiche che hanno bisogno di manodopera straniera. E terzo, per chi, diciamo, ha una offerta di lavoro, una possibilità di rimanere qua, economicamente parlando, di dare questa opportunità e quindi di avviare un processo di integrazione. Queste tre soluzioni in totalità costerebbero meno che la continuità per tutto il secondo semestre di quest'anno di accoglienza che ci costa appunto 1 milione di euro al giorno. Si è parlato di centri di detenzione in Libia. Noi abbiamo anche qui dei centri di identificazione ed espulsione. Tu insieme ad altri parlamentari del PD avete fatto un giro di ricognizione, state tuttora vedendo questi centri e insomma cosa avete visto e soprattutto insomma, qual è il passo successivo anche rispetto alla cosiddetta discontinuità che forse non c'è ancora? Sì, dico 2 parole sulla questione dei costi di questo sistema. Cioè, nella valutazione tra costi e benefici per la collettività, questo sistema gestito in questo modo, molto irrazionale, che ha lavorato molto sulle parole d'ordine ideologiche e non sulle cose invece che sono in linea con la difesa dei diritti delle persone, sono in linea con le convenzioni internazionali, in linea col senso di umanità di questo popolo. Il costo e beneficio oggi dimostra che lo Stato ci perde, noi buttiamo dei soldi in percorsi che non riescono nemmeno a ottenere i risultati che il legislatore di allora si era prefissato. Noi critichiamo quelle motivazioni, critichiamo questa legge, ma anche stando nella logica di chi ha varato queste norme c'è una cosa che non funziona e lo Stato ci perde. I centri di identificazione e di espulsione che abbiamo visitato hanno dimostrato che non funziona il nostro sistema di rimpatri forzati, un po' perché abbiamo interpretato non male ma malissimo la direttiva rimpatri, è stata recepita nel nostro paese in modo
estremamente cannibalizzato, cioè prendendo alcuni elementi e lasciandone fuori altri, e soprattutto dicendo, facendo il contrario di ciò che chiede questa direttiva, ossia che la privazione della libertà personale diventi un'estrema ratio dopo che si sono espletate alcune altre forme previste tra l'altro espressamente dalla direttiva. Da ciò deriva il fatto che questi centri sono centri illegali sotto molti profili costituzionali e non. Sono illegali e non riescono a raggiungere l'obiettivo dell'identificazione. Il caso più clamoroso è quello di colui che esce dal un carcere italiano dopo una condanna, e esce dal carcere e va direttamente nel CIE per essere identificato. Ora, lo Stato che ha comminato una pena, che ha tenuto in carcere una persona, non è riuscita a identificarlo una volta uscita. C'è un secondo, un quarto grado di giudizio per queste persone, per cui vanno nei CIE. E così possiamo continuare a elencare le incongruenze, le contraddizioni, le palesi violazioni di legge che sono dentro, con una situazione complessiva di lavoro per gli operatori delle forze dell'ordine che è al limite della sopportazione. Quindi il Partito Democratico ha chiesto un incontro urgente attraverso il presidente del forum immigrazione di Via Turco e i deputati che si sono occupati di questa visite, di incontrare il ministro in modo da porre sul tavolo le cose da fare subito, che devono essere fatte subito, e da qui alla fine della legislatura le altre cose che bisogna mettere in cantiere. Ma soprattutto noi chiediamo un cambio complessivo della logica e della pratica delle espulsioni e dei rimpatri, così come noi li abbiamo visti fare in Italia. Bene, insomma, in chiusura, poi seguiremo ovviamente quello che sarà la reazione di questo governo, però in chiusura vorrei chiedere un vostro commento rispetto ai dati che suggerisco a tutti di andarsi a vedere sul sito dell'Istat, istat.it. È una ricerca molto interessante che ha chiesto agli italiani come vedono oggi gli immigrati in generale. Ci sono dei dati in qualche modo anche apparentemente in contraddizione. Il 59,5% degli italiani crede che gli immigrati sono discriminati, il 65% crede che sono troppi. Quindi vedete come i dati sono in qualche modo, cioè, denotano semmai una confusione. Poi c'è una nota positiva: il 72,1% ritiene che la cittadinanza italiana debba essere finalmente riconosciuta ai figli di immigrati. Cosa sta succedendo in Italia? Cioè, forse vuol dire che in qualche modo gli italiani piano piano si stanno abituando a una normalità sempre più multiculturale, oppure c'è ancora molto da fare? No, c'è ancora molto da fare. Io non ci credo tanto, diciamo, a questo tipo di indagine quando anche la terminologia è così ambigua. Cosa vuol dire discriminazione? Per molti magari discriminazione è anche una discriminazione positiva, che hanno più di quello che spetta loro. No? E dico, quindi sono discriminati nel senso che lo Stato dà più a loro che non a me. Diciamo, chissà come arrivano questi messaggi. Devo dire, diciamo, come sempre in queste questioni c'è una grande varietà, no? di approccio, di opinioni, di sentimenti anche. È chiaro che, diciamo, un paese che vive un momento così difficile ha certamente altri problemi che di pensare al prossimo, no? Cristianamente parlando. E pensa piuttosto a se stesso, e quindi vede anche le statistiche sulla disoccupazione e dice: ma com'è possibile? Noi abbiamo tanti disoccupati italiani e che ancora vogliamo, no, dare lavoro a chi viene come rifugiato, come immigrato qua. Che naturalmente tutto sbagliato scientificamente, economicamente parlando, quando il governo ha decretato, no, la quota zero per la programmazione dei flussi per l'ingresso regolare per lavoro, c'erano gli industriali che hanno detto: no, è sbagliato, perché lì e là, in certi settori, in certe regioni, abbiamo bisogno di manodopera. Quindi c'è molta confusione. C'è molta confusione, e devo dire, quando c'è molta confusione, un governo, se posso un po' dire polemicamente, dovrebbe governare. Io non dico che l'attuale governo cosiddetto tecnico in questa materia di immigrazione e asilo governi male o governi bene, semplicemente non governa.
Tu Adi, in una battuta. Sì, sono convinto di questo, anche se la società matura delle convinzioni, elabora un immaginario attraverso alcuni impulsi di messaggi che arrivano dalla politica e dai media. E noi penso che dovremmo prendere il tempo di analizzare con profondità chi, come e attraverso quali meccanismi la nostra società è stata nutrita nel solco della paura, perché se non facessimo questo lavoro troveremo difficile anche come ricodificare nuovi linguaggi, nuovi messaggi, non dico più rassicuranti, ma più reali, che tengono conto della complessità del fenomeno e che faccia uscire l'opinione pubblica e anche i decisori politici dalla logica della paura verso la logica della programmazione razionale della convivenza civile. Bene, allora grazie Gianluca Tuadì e grazie Christopher Hein, direttore del CIR, e non ci rimane che salutarvi e invitarvi a seguire Agenda Italia sull'immigrazione ogni settimana. E buonasera a tutti.